è il discorso che dovrà fare Kratos a SmackDown. Non è Triple H, sembra sempre più uguale a Kratos. Rimango di quest'idea qui. Simon si è mutato. È Kratos. È Kratos, esatto. Chiaramente. Ci manca solo di farci vedere chi è Atreus e poi abbiamo completato tutto. No, dicevo, Triple H sarà presente a SmackDown anche lui. E qui, Doc, che discorso può fare il triplo? Io qua non, cioè, onestamente non ne ho idea. Cioè, devo essere sincero perché cioè, non credo in qualcosa in storyline perché Triple H non è più coinvolto nelle storyline. Io dico fortunatamente, visto che poi tende ad accentrare su di sé l'attenzione quando partecipa attivamente. Non lo so, probabilmente qualcosa. C'è qualcosa riguardante che ne so, le Survivor Series che magari dice che ci saranno più War Games, una roba del genere, o magari introduce qualcosa che ne so. È vero che teoricamente non può ancora rientrare perché c'era quell'accordo con la AEW, però magari c'è Adam Pearce che è la figura diciamo, di autorità, general manager tra virgolette di Raw. E poi invece annuncia il ritorno di Regal a SmackDown, cioè una roba così, o qualcosa non necessariamente di legato alle storyline, secondo me. Ecco, questo è un po' lo specchietto per le allodole, per attirare la gente, ma che poi non farà niente. Sì, sono Simon, quelle secondo te? classiche robe. L'annuncio speciale incredibile del mondo, eh? Poi in realtà non è niente. Però magari, come ha detto il Doc, un'ipotesi sincera a cui non avevo pensato, Regal come figura di autorità, visti anche i rapporti che hanno lui e Triple H, a me per esempio, personalmente farebbe piacere rivedere Regal in quelle vesti che ha già avuto ad NXT, come figura che comunque non è totalizzante lo show e in bocca sempre in... Cioè, quando la situazione si scalda troppo, arrivava Regal. Io sapevo che era tipo un anno con la clausola, tra virgolette, di non competizione, non so poi che era, però sapevo che per un anno non poteva apparire. Credo sia passato un anno quando è apparso l'ultima volta in All Elite Wrestling. Beh, è passato in WWE poco dopo Poco dopo che la Triple gestione. H si è insediato. Esatto. Quindi È più di un anno che Triple Triple H si è insediato, eh? H a SummerSlam, Super Giù verso SummerSlam, quindi ti direi di sì. Alla sapere poi. Beh, magari può essere pure che ne so che. Boh. Magari fanno annuncia che faranno i war. Che cazzo non ne so. Triple H poi. Cioè, se annunci sono sempre poi tutto e niente, no? Certo, difficilmente si vede Triple H. Ecco, non è tipo Tony Khan che annuncio incredibile e arriva e dice. Allora, io ho La una nuova paura, era. io ho una paura che è quello che scrive Polpetta, cioè annuncia il ritorno del mitico Karrion Kross, perché sappiamo che Triple H gli piace, vede di buon occhio il buon Karrion, quindi può essere che magari voglia provare a rilanciarlo un po' come fece con l'Authority con Seth Rollins, ecco. Ovvio, Seth Rollins non aveva bisogno del rilancio. Però comunque che voglio provare a Diciamo che infilarlo. adesso al momento teniamo conto di una cosa che a quanto pare con la definitiva fusione in Endeavor con la UFC probabilmente Triple H sarà capo veramente del creative, Sì. cioè comunque prima mi smetteva comunque parola, ovviamente non è che badava a tutto, però su qualcosa metteva a bocca. Pare che adesso sia 99% Triple H, 1% McMahon oppure. Sì, comunque anche l'ha riportato anche oggi come il bardo nelle news, sembra sempre una WWE più Triple H-centrica, ecco, mettiamola così. Secondo me potrebbe fare comunque due grandi annunci. Uno, il passaggio di Jade Cargill a Raw, a SmackDown, o magari introdurla con...
come fatto con, come si chiama lì, col medagliato olimpico. Gable Stevenson. Con Gable Stevenson che lo fa vedere, gli fa fare una pirouette e poi lo rimanda negli spogliatoi, come fatto a WrestleMania. Oppure finalmente questo membro che passa a SmackDown, che visto che Raw ha preso Jay e qualcuno è dovuto andare a SmackDown, dirci chi passerà a SmackDown, che ancora al momento non lo sappiamo, quindi magari ci darà questo grande nome per SmackDown, ecco. E vi chiedo su questa cosa qui, ponendo il caso che dica questa cosa qui, ovvero il nome che da Raw passa a SmackDown, o i nomi, perché può essere anche siano più di uno, voi su chi mettereste il vostro euro? Cody. L'ho già spiato più volte nel bar e non mi rivederò. Per te, Doc? Sì, anche secondo me, perché così finisce la storia. Se sei Cody? Sei Cody che devi finire la storia? No. Sì, anch'io vado per Cody. E anche se le cinture di coppia che ha è un buon lascia passare tra uno show e l'altro senza dare troppe spiegazioni. Comunque vedremo venerdì quello che combinerà il triplo, che vi ricordo lo seguiremo qui in live reaction, quindi vi aspettiamo in tanti. Live reaction di SmackDown e prima videogioco con WWE 2K.